Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a dicembre e come promesso si alza un po' il ritmo, si alza un po' il tiro e cominciamo subito. Oggi è 3 dicembre, oggi uscita su strada. Di solito la utilizzo poco la bici da strada per fare determinati tipi di lavori sull'intensità, ma in questo caso per motivi di praticità, siccome mi serviva una salita di circa 20 minuti e in mountain bike mi risulta un po' difficile trovarla regolare, quindi esco su strada e vado verso i cimini, nello specifico verso Caprarola, dove c'è una salita che comunque mi permette di fare questi lavori con una pendenza media del circa 7-8%. In questo mese, come vi dicevo, alternerò dei lavori di intensità come quello che sto facendo oggi, farò oggi, tra poco ve lo spiego, e continuerò comunque a fare una base con ritmi più bassi, tipo ritmo medio. Continuerò la corsa a piedi e la palestra, cambiando un pochino i lavori. Verso fine mese farò un test di valutazione per vedere miglioramenti e cambiamenti, diciamo, del profilo atletico rispetto all'anno scorso e rispetto all'inizio della preparazione. Adesso vi faccio vedere su per giù cosa farò oggi. Cioè farò due salite, la prima da 20 minuti, la seconda da 18 minuti, con dei lavori intervallati facendo di seguito 2 minuti con potenza. Io utilizzo la potenza per allenarmi, potenza poco sotto la FTP, e 2 minuti di recupero. La seconda salita invece mantengo le stesse intensità, cambiando un po' i minutaggi, cioè facendo un minuto sotto la FTP e 2 minuti di recupero. Poi vi porto con me e vi faccio vedere un po' meglio. Ciao! Eccoci in cima alla prima salita di giornata con il mio amico Corrado. Allora, i recuperi si possono fare anche in compagnia, ma per i lavori specifici, come avete visto, è meglio sempre farli da soli, seguendo i propri wattaggi o frequenza. Non fatevi influenzare dagli scattini degli amici, giusto Corrado? Giusto, perché l'allenamento è molto soggettivo e molto personale, quindi i lavori vanno fatti in modo individuale. Meglio staccarsi qualche metro per non far venire la voglia comunque di esagerare, ecco. Bene, ci copriamo, facciamo la discesa e poi seconda salita dai 18 minuti. A dopo. Vai. Recuperato circa 20 minuti su prima in discesa e poi un po' pallonato. Adesso si riparte con i lavoretti. Un minuto sotto alla FTP e 2 minuti di recupero. Via! Lavori specifici finiti per oggi. Adesso, diciamo, abbiamo 2 orette circa di bici. Continuo un po' su un percorso misto pallonato, come
defaticamento per fino a 2 ore e mezza / 3, vediamo quanto tempo ho a disposizione. Vi rimando al prossimo allenamento, questa volta vi farò vedere altri lavori specifici in mountain bike. Alla prossima, ciao. Buongiorno a tutti, oggi uscita in mountain bike, prima vera giornata di freddo invernale, tira un po' di tramontana, infatti spero sia l'audio sia ok. Freddo, ma non mi preoccupo più di tanto oggi perché fra pochissimo mi scalderò per bene. Infatti ho in programma, diciamo, un po' di lavori di intensità in mountain bike, niente di particolare, principalmente 2 salite all'intensità di FTP, sostanzialmente alla soglia funzionale per quanto riguarda i watt. Come vi ho detto già l'altra volta, utilizzo i watt perché mi permettono di allenarmi in modo molto più preciso e soprattutto in questi lavori di intensità permettono di ammazzarsi meno, tra virgolette, quindi non sforzarsi troppo per far salire la frequenza. Per esempio, quando si imbocca una salita intensità, la frequenza mette almeno 2-3 minuti per salire, invece i watt sono immediati, quindi il lavoro è molto molto più preciso. Quindi 2 salite a FTP di 8 minuti con recupero sempre di 8 minuti in discesa, e poi sfrutterò la giornata di oggi per fare anche un po' di tecnica e provare un componente che poi vi dico più tardi. A dopo. Bene, dopo 20-28 minuti in questo momento di riscaldamento in pianura, siamo pronti subito per affrontare la prima salita. Mountain bike, ma per fare questo genere di lavori è sempre meglio scegliere una salita con fondo regolare abbastanza abbattuto come questa. Adesso iniziamo a lavorare. Via. Stop. Fine primo lap, primo lavoro. Ora ritorniamo indietro, recuperiamo in discesa per altri 8 minuti. Bene, recupero quasi finito, ci scopriamo, sbottoniamo lo smanicato. Meglio sempre scoprirsi un po' quando si lavora intensamente. Prendiamo un goccio d'acqua. Anche quando fa freddo non bisogna dimenticarsi di bere, anche se non si ha troppa sete. Io per esempio un trucchetto che uso è mettere nell'acqua i Bolero, cioè dei coloranti dolcificanti senza zuccheri dell'acqua, in modo che comunque ho più voglia di bere, oppure anche qualche integratore di zuccheri, sali minerali. Bene, blocchiamo le sospensioni e via, si riparte. Bene, lavori specifici per oggi terminati, quindi come avete visto nulla di complicato. Ma cosa servono i lavori a FTP? Allora, i lavori a FTP servono ad abituarsi a lavorare
ad intensità elevate ma controllate, quindi non troppo elevate. L'FTP è una zona nella quale il lattato prodotto dall'organismo con l'esercizio fisico comincia a essere leggermente superiore di quello che il corpo è capace di smaltire, quindi molto importante perché permette di allenarsi a delle a delle intensità molto vicine a quelle della gara, ma senza però esagerare con lo sforzo fisico, uno sforzo che come vedete può essere protratto per diversi minuti, in questo caso 8 minuti non sono nemmeno tanti, si può fare anche molto di più. Abbiamo iniziato oggi a fare questo tipo di lavori, continueremo aumentando un po' l'intensità. Ora però non è finito qui l'allenamento, perché continuerò a fare un po' di discesette, perché come vi dicevo prima c'è un componente che dovrò iniziare, che ho iniziato a provare proprio in questo momento. Parliamo della Super Mousse di Andreani, come vedete qua. Le ho inserite nelle ruote CTK che ho già provato in passato, vi lascio qua in alto il test di queste ruote. Il modello S, quindi destinato al cross country e marathon, su un cerchio con canale da 26 mm interno. Niente, ora andrò a provare, sono molto curioso perché la doppia densità sulla mousse, sugli inserti, potrebbe avere il suo perché. A dopo, ciao! Bene, anche tecnica fatta, sensazioni, prime sensazioni sulle Super Mousse. Sinceramente oggi non ho avvertito troppo la differenza rispetto a sistemi tradizionali tubeless, però devo dire che i percorsi non erano troppo scassati e inoltre forse ho esagerato un po' con le pressioni, forse dovrò abbassare un po' la pressione. Poi per tutte le sensazioni e dettagli troverete il test nelle prossime settimane. Ora quindi si torna verso casa, un'altra 40 minuti circa di faticamento sul percorso collinare pianeggiante, e come avete visto non serve fare troppe ore, comunque ora ho quasi 2 ore, arriverò a casa 2 ore e mezza circa, ma 2 ore e mezza intense fatte con lavori specifici, tecnica, divertimento, a mio avviso durante la settimana sono più che sufficienti e anzi sono molto più proficue di tanti allenamenti lunghi e estenuanti senza metodo, ecco. E a me in particolar modo piace fare subito dopo i lavori specifici in salita le discese, non anche per divertirmi, per allenare la tecnica che non va mai abbandonata, ma anche per simulare un po' la gara, perché comunque in gara dopo la salita a tutta non si recupera, si imbocca subito la discesa e bisogna essere lucidi per affrontarla nel migliore dei modi. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo allenamento, vi porterò in palestra dove cambiato un po' scheda, farò degli esercizi un po' più specifici, meno esercizi ma in modo un po' più specifico, un po' più intenso, più simile al modello prestativo della mountain bike. Ciao! Ciao a tutti, oggi si va in palestra e questa volta cambierò scheda, come vi avevo già anticipato. Ci concentreremo su meno esercizi ma più specifici, diciamo, sia per la mountain bike ma anche più
adatti per andare verso la stagione agonistica, quindi che appesantiscono un po' meno le gambe, però si lavora un po' più sulla forza vera e propria, diciamo. Quindi meno esercizi, e in particolare mi concentrerò su dei lavori combinati tra leg press e squat jump, quindi carichi più alti, meno ripetizioni. Alla fine dell'allenamento, come sempre, farò una mezz'oretta circa di spin bike, perché purtroppo col lavoro non ho troppo tempo per fare un'oretta in bici come il mese scorso, come vi avevo fatto già vedere. Quindi niente, vi porto con me in palestra, a dopo. Ciao a tutti, allora, come anticipato, siamo qui nel centro di preparazione biomeccanica Custom for di Viterbo insieme a Roberto Crisi, e oggi svolgerò un test di valutazione funzionale per vedere un po' come abbiamo lavorato in questo mese abbondante di preparazione e com'è la mia condizione fisica al momento. Allora Roberto, che tipo di test andremo a fare oggi? Ma andremo a fare un normale test incrementale. Quindi perché il test incrementale e non magari altri tipi di test? Ma intanto, ecco, andiamo a valutare com'è la tua condizione dopo più o meno una mesata di allenamenti un po' più specifici e mirati, e in modo anche da poter confrontare i dati con i vari test vecchi sia di quest'anno che dell'anno scorso, e fare un po' le dovute valutazioni, ecco. Bene, senti, diciamo, quali obiettivi abbiamo in questo primo test dell'anno? Cosa ti aspetti, ecco? Ma intanto, come obiettivo, il semplice fatto un attimo di valutare com'è la tua condizione e vedere. Sicuro mi aspetto un ottimo test, in quanto comincerai a correre già a febbraio, magari leggermente inferiore allo stesso fatto l'anno scorso dello stesso periodo, in quanto abbiamo comunque deciso di partire bene ma un po' più tranquilli, ecco. Bene, quindi ci vediamo dopo il test per i risultati e i commenti. Ciao.
Ok, bene, come avete visto, test fatto, test concluso, mi ha fatto faticare un bel po'. Bene, allora Roberto, come è andato secondo te il test? Ma il test è andato molto bene, son soddisfatto, diciamo che è un buon inizio e siamo in linea, ecco, con quello che io e Daniele ci aspettavamo. Rispetto, diciamo, all'anno scorso dello stesso periodo i valori sono migliori. Poi diciamo che si è concesso qualche peccato in più di gola, quindi poi non c'è tanta differenza in termini di watt chilo. Comunque dai, è buono, abbiamo lavorato bene in questo periodo e ora mi servirà come base per strutturare programmi futuri. Quindi rispetto, diciamo, alla stagione piena siamo un po' più bassi giustamente come valori, ma lo sapevamo già. Ma mi dicevi il discorso dell'accoppiamento watt-cuore, giusto? Sì, comunque sei molto in linea e lineare, ecco, nel grafico rispetto ecco, ai primi test che avevamo fatto, soprattutto dove eri molto incostante nell'andamento del test. Bene, quindi adesso nel mese di gennaio cambieremo un po' i lavori, su cosa ci concentreremo e quali sono gli obiettivi? Ma ci concentreremo un po' di più su lavori di qualità, visto che comunque comincerai a gareggiare già il 9 febbraio, quindi ecco, cominceremo a spostarci più su lavori di qualità, non tralasciando comunque lavori di endurance al medio che è un po' il tuo punto debole, quindi bisogna sempre lavorarci. Senti, invece sport alternativi faremo ancora qualcosa oppure ci concentreremo maggiormente sulla bici e palestra? Ma faremo ancora qualcosa, però poi a breve andremo ad eliminarli, ecco, per concentrarci solo su lavori specifici. Ok, bene, quindi anche per il mese di dicembre è tutto, avete visto insomma come mi sono preparato e come mi sto continuando a controllare, a monitorare anche un po' la condizione. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto, continuate a seguirci su MTB Cult, e-bike Cult e bicidastrada.it. Ciao e alla prossima. Ciao.